Al termine dei sopralluoghi di questa mattina è tempo di stilare i danni portati dall'ultima ondata di maltempo, danni che difficilmente potranno andare incontro a rimborsi statali, visto il ripetersi sempre più insistente di eventi atmosferici ormai non più eccezionali. Beh, la fase acuta dell'emergenza ovviamente è rientrata, abbiamo ancora alcune zone allagate, ma la fase critica con oltre 30 strade chiuse al traffico come abbiamo registrato ieri ormai è risolta. Adesso è il momento purtroppo della quantificazione dei danni sia alle infrastrutture pubbliche come pure alle realtà private, aziende e abitazioni. Per fortuna nel nostro territorio non c'è stata una dimensione come quanto avvenuto sul litorale, sulla costa, con centinaia e centinaia di famiglie evacuate, però anche noi abbiamo avuto danni significativi da allagamento, ma anche da rottura di alberi e di rami che hanno danneggiato automobili qui in centro a Faenza. Poi c'è ancora una fase di rientro dall'emergenza nella parte collinare con abitazioni ancora prive di energia elettrica da oltre 24 ore, con il comune di Riolo Terme ancora con problemi di rifornimento di acqua potabile, quindi confidiamo con l'aiuto di tutti gli enti coinvolti, dalla protezione civile alla prefettura, i vigili del fuoco, tutti quanti coinvolti di risolvere queste criticità. E con rimborsi sarà possibile averli chiedendo la calamità naturale? Entro venerdì prossimo verrà fatta una ricognizione di tutti i danni subiti sia dalle infrastrutture pubbliche come pure una stima sommaria dei danni alle aziende e ai privati. Dopodiché si inserisce nel grande filone degli indennizi a fronte delle calamità. Bisogna confidare nelle risorse che a livello nazionale verranno stanziate. Purtroppo, dico purtroppo, da 2 anni a questa parte l'intensificarsi di questi fenomeni rende sempre più difficile stanziare risorse per intervenire a fronte dei danni subiti. Federico Lega per Faenza Web TV.